Andiamo allora a conoscerli partendo da colui che oramai chiamano un po' il Robert De Niro di Assisi, dopo questo scherzo telefonico che l'ha visto protagonista insieme all'ospite che scopriremo dopo. Intanto buonasera a Giorgio Gasparrini, buonasera dirigente a tutti. Proprio dell'Assisi, che torna a trovarci dopo un selfie fortunato. Giorgio, questo è amore però, diciamo, fra Riccardo Zampagna e Alessio Feliciani. Beh, più che amore vedo troppo... Proprio interesse reciproco, non vorrei che la sera fanno giochi strani, ne preoccuperei, insomma. Battute a parte, e facciamo anche un applauso ad Alessio Feliciani, guarda come gongola Giorgio Gasparrini, il tuo più grande estimatore calcisticamente parlando. Il problema è ora che anche Giorgio si è convinto di capire di calcio, in quanto è stato lui a volerti a tutti i costi ad Assisi, giusto? Sì, beh, è mio pupillo, insomma, ormai io e Alessio, se Zampagna me lo lascia... Ogni tanto possiamo anche parlare insieme, via. Ho fatto vedere tutti i Feliciani che la maggior parte sono sul rigore. Se i portieri delle squadre avversarie prossime nostre stanno guardando la trasmissione... tocca perché Feliciani l'incrocia domenica là, tocca oppure scucchiaia. No. Esatto. Grazie, mi faresti un favore se cambi rigorista. Perché c'è il premio a gol, diciamolo allora Giorgio, anzi va, mandiamo anche il selfie di Giorgio Gasparrini, che era stato già nostro ospite puntualmente la domenica successiva, ha vinto. Cosa ha fatto allora? È andato a Pila a farsi un selfie, eccolo qua, è un paio di mesi fa, il selfie di Giorgio. Chiariamo subito, c'è un premio a gol per Alessio Feliciani, giusto? Sì, infatti domenica quando ha sbagliato il rigore sono stato l'unico che ha esultato, penso, quindi ti racconto s'aneddoto se posso. L'anno scorso... Perdiamo 1-3 con l'Olimpia con di Pepe Pantalla in casa, punizione 1-1 Feliciani, secondo gol ero Cambolesco, 2-1 Feliciani o Righetti, terzo gol Feliciani, sale le scalette Feliciani, va all'arbitro e dice il secondo gol segna Feliciani.